Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come preparare al meglio la tua casa in fase di vendita se possiedi un animale a quattro zampe. Ci vediamo dopo la sigla. La cosa più importante è la numero uno, la pulizia. Oggi troviamo tante persone che dall'altra parte non hanno tempo di gestire quella che è la casa, la questione lavorativa e di organizzarla con i propri amici a quattro zampe, ma durante la vendita del tuo appartamento dovrai prestare attenzione e mantenere la casa sempre ed esclusivamente pulita. La numero due, odori. Spesso e volentieri, magari non tutti amano gli animali o ne possiedono uno, quindi l'odore del tuo animale a te non fa nulla, ma magari all'acquirente potrà destargli fastidio e potrà distrarlo dalla visita dell'appartamento. Quindi cerca di rendere l'ambiente profumato e dall'altra parte non esagerare che possa creare odori contrastanti. Quindi fai attenzione anche a questo piccolo aspetto. L'ordine non deve essere dato solo ed esclusivamente magari ai tuoi indumenti, ma anche a quelli che possono essere i giochi degli animali e ai suoi spazi, perché l'acquirente deve vedere tutti gli spazi in modo tranquillo e organizzati. Più cose sparse per la casa troverà e più sarà disorientato. La numero 4. In effetti parliamo di piccoli interventi di riparazione che possono dall'altra parte agevolare la scelta dell'acquirente in quanto troverà la casa in modo bello, pulito, organizzato e profumato, come abbiamo detto precedentemente, ma anche senza grandi segni di usura, quindi di conseguenza non farà offerte o scene per quei piccoli, magari segni che possono essere come un buco nel muro, soffitta un po' nera, vanno aboliti prima di mettere l'immobile in pubblicità e quel tuo acquirente venga a visitarla. Il quinto ed ultimo, ma dopo che ci avrai lasciato un bel like, un commento e avrai condiviso il video e ti sarai iscritto al canale, se non l'hai già fatto, è quella della serenità dell'acquirente. Se possiedi un animale a quattro zampe, e parliamo magari non di un gatto che può dall'altra parte nascondersi magari alla vista di un eventuale acquirente, ma di un cane di grossa taglia o di piccola taglia che possono destare fastidio e disattenzione agli acquirenti, se puoi magari fai scendere tua moglie, tuo marito o tuo figlio con l'animale e fai sì che l'acquirente veda casa senza di esso, o altrimenti riponilo in una camera e poi dopo lo vai a spostare in un'altra nel frattempo che l'acquirente va a visionare tutti gli spazi e capire se l'immobile è adatto alle sue esigenze. Non fare come tanti venditori che rimangono gli animali oppure mentre tu hai il cane legato porti in visita l'acquirente per la casa e lui deve prestare attenzione a non essere assalito dal cane perché magari ha paura o ha avuto cattive esperienze o proprio perché magari dall'altra parte non è abituato a stare a contatto con i nostri amici a quattro zampe. Per altri consigli utili per vendere casa abbiamo un'apposita playlist dove troverai tanti spunti e tanti consigli utili e pratici da attuare in modo imminente. Ciao, alla prossima!